apertura di questa prima edizione del nostro telegiornale, il CROB di Rio Nero ha completato l'iter per l'Atlante oncologico regionale, ma non tutti i comuni hanno fornito i dati richiesti per questo importante strumento di mappatura dell'incidenza dei tumori. E fra le amministrazioni in ritardo, secondo il direttore generale dell'ospedale, ci sarebbe anche quella di Viggiano. Due anni fa ricorderete la presentazione della VIS, la valutazione di impatto sanitario, uno studio che mise in luce proprio la incidenza di tumori a Viggiano e Grumento Nova. Daniele Guido Gessa. Sarà incompleto l'Atlante oncologico regionale che verrà pubblicato nei prossimi giorni su internet perché non tutti i comuni hanno fatto arrivare i dati che avrebbero dovuto fornire all'IRCCS CROB di Rio Nero, incaricato di coordinare lo strumento. Lo denuncia la DG dell'Istituto, Cristiana Mecca. Una parte dei comuni, questa è la reazione che ci ha colpito di più, si è dichiarata indisponibile, qualche volta facendo riferimento a dati che non potevano essere comunicati perché coperti da privacy, altre volte perché non riconosceva il CROB come utile a gestire quell'informazione. Solo se ho i dati io posso elaborarli con i dati epidemiologici, solo se io ho il numero degli abitanti a una certa data posso vedere qual è l'incidenza delle patologie. E anche dalla Val d'Agri, cuore dell'industria petrolifera lucana e nazionale, il flusso di informazioni non sarebbe stato sufficiente. Il comune di Viggiano non ha fornito tutti i dati come ci saremmo aspettati, adducendo motivazioni diverse, ma che comunque hanno inciso in maniera forte e purtroppo negativa sull'esito finale. Da noi contattato il sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala, ha parlato di dati inviati per tempo, ma ha anche promesso ulteriori accertamenti per capire nelle prossime ore dove si sia interrotta la comunicazione. Rimane la novità dell'Atlante, un progetto finanziato con fondi pubblici di derivazione europea e che mette insieme i dati relativi ai tumori con quelli anagrafici, consentendo quindi una geolocalizzazione molto più precisa delle incidenze. A Scanzano Ionico si sono... Torniamo a occuparci dell'Atlante oncologico regionale gestito in Basilicata dal CROB di Rio Nero in Vulture. La mappatura a breve sarà online incompleta perché mancano dati anagrafici ancora non comunicati dai comuni. Dopo la denuncia della direzione dell'ospedale ai nostri microfoni, interviene l'assessore regionale alla salute, Rocco Leone, che ammonisce i sindaci, sottovalutano il problema. Il servizio di Iena Pentangelo. Il registro dei tumori è uno strumento fondamentale. I sindaci lucani sottovalutano l'importanza della tematica. A dirlo è l'assessore alla sanità regionale Rocco Leone, dopo la denuncia della direttrice generale del CROB, Cristiana Mecca, che al nostro microfono aveva parlato di comuni spesso indisponibili a trasferire i dati anagrafici necessari alla stesura dell'Atlante oncologico regionale, strumento utile a geolocalizzare l'incidenza dei tumori sul territorio in maniera più precisa. Da noi contattato, Leone ha ricordato che a metà dicembre una riunione sul tema convocata al Dipartimento Sanità è andata quasi deserta. Solo una decina di sindaci su 131 si era presentata all'appuntamento. Ora l'assessore si rivolge alle amministrazioni comunali affinché accelerino la comunicazione dei dati al CROB. La Basilicata è l'unica regione a non avere un database digitalizzato e condiviso, sottolinea Leone. Un ritardo già pesante, aggravato dal clima di scarsa collaborazione denunciato da Mecca e dallo stesso assessore. Dal canto suo, il CROB ha concluso l'iter per la pubblicazione online dell'Atlante, finanziato con fondi europei. Sarà su internet nei prossimi giorni, seppur incompleto. E ancora una